Ah, mi sono bindato i tasti, ragazzi, eh. Devo imparare a usarli. Adesso sono a tutti gli effetti un puro. Guarda, aspetta, vado in casa perché sennò sembro un matto. Chi è che mi ha lasciato sta roba davanti? Foto. Ma no. L'ha lasciata a mezzo sta foto qua? Non l'ha messa a mezzo sta foto qua? Comunque ho bindato i tasti da purista, ragazzi. Devo ancora abituarmi a usarli, però guardate, con un tasto, pum. Pum, così. Così. E così. Guarda qua. Guarda qua. Guarda che roba. Puri, puri. Purissimi. È stato che ci ha rubato i pezzi. Minchia, questa foto qua, io sono uscito 2 secondi fa e non c'era. L'ha messa uno di questi stronzi. Lo vado a chiedere. Cioè, solo sti due sono passati davanti. Iori, come andiamo? Buongiorno, salve. Signori, ma scusate, siete voi che avete lasciato una foto davanti al mio ingresso? No, io no. Avete visto qualcuno avvicinarsi al mio ingresso poco fa? Mi sono trovato una foto. Poco fa, no. Io oggi... Chi? Grazie. Adesso, non lo so, mi sono trovato una foto davanti, ma è comparsa adesso, non c'era 2 secondi fa. Okay. Ok, no, perché mi sono trovato questa foto qua davanti. Deve pagarla? Eh sì. Ah, sta facendo finta di non sentirlo. Vuole una mano? Infatti adesso vado. No, guarda, no, so. Sì, guardi, io sono io, non ci sono problemi. Amico, apri questa cazzo di porta, dai. Dai, apri questa porta del cazzo. Ah, ok, aperto. Eccolo qua. Oh, no, ma sicuramente è andato a prendere... Grazie, Rupertone, per i 34. Un abbraccio, bro. Oh. Salve. Allora, c'è un piccolo problema. Dicevamo, $600 affitto settimana. Sì. Salve dottore. Salve, buonasera. Salve. Salve. E comunque ecco, tutto a posto? Bravissimo, perfetto. Grazie mille. Fantastico. Sì. Perché? No, perché mi voleva assicurare tutto a posto, tutto qui. Cazzo, sei l'esattore dei tasse. Amico, datti una calmata, eh. Sono semplicemente una persona onesta che mi stanno sul cazzo quelli che fanno i furbi, è chiaro. No, ma non stavo facendo un turbo, signore. Grazie, per i 5. Ti scaldato. Sei tu che ti stai scaldando, amico. Se mi scaldo te ne accorgi, te lo garantisco, eh. Sto solo parlando adesso. Signori, mantenete la calma. Devi stare tranquillo. Ah, io sono tranquillo. Se tu allora continua così, io sono tranquillissimo. Io sono venuto qui col mio amico, ok? A cui devi dei soldi. Lui, signore, qui la mia testa. A posto, basta. Non dire che continui a fare un film. Guarda che ti devi dare una calmata, non sto scherzando. Comunque, signor... Grazie, canaglia, per i 9. Grazie, brother. Venga che le spiego quella cosa che stavo dicendo prima. Ehi, sta andando in città per caso, caro? Io, buonasera, c'è. Mi puoi dare un passaggio? Tra la città? Sì. Cazzo, sì, come la sali? Grazie. Dove abiti? Qui, vicino. Al Civico 2? Ah, sì, guarda sì, che sì, ti stava cercando il tipo, eh. Eccolo qua, ti stava cercando lui, eh. Chi, il proprietario? Sì, dice che non lo paghi da un po', eh. Ma sono 3 giorni che l'ho cercato per pagarlo, cazzo. È qui. Sì. Amico, ti fuma la macchina, te ne sei accorto? La stavo portando dal meccanico, infatti, cazzo. Vedi che se non freno è perché non ho i freni, esatto. Ma te l'hanno manomessa, hanno fatto qualcosa? Sì, mi hanno rubato i freni, più o meno. Ma come cazzo mi hanno rubato possibile? I freni, mi hanno lasciato dei freni del cazzo, non lo so, bello. La situazione è un po' di merda, capisci? Guarda, va bene anche qui. Bene anche qui? Sì, va benissimo. Perché almeno non in strada. Grazie, gentilissimo. Ciao, sistema la macchina, che sennò è pericoloso. Ciao, bello. Ciao. Mamma mia, sta scoppiando. Oh, con la divisa, guarda qui. Così deve essere il dinner, cazzo. Così. Oggi che così qui, Joseph, sediamoci, dai. Così. Cosa ho fatto oggi? Che cosa? Una Coca-Cola. Con la divisa, guardate che caruccio. Guardate che caruccio sta divisa qua, cazzo. Sì che c'è. Passamelo, ma Iorina. Vai. Mica. Ma cos'è da mangiare? Arriviamo subito. Fantastico. Che bello, hai sentito il letto giornale oggi? No. Ah, ciao, come stai? Tutto bene. Dammi pure il resto. Vieni.
La cosa che ho sentito, ecco, cazzo, appena ti ho visto mi è tornato in mente. Ti ricordi quel tipo con cui stavamo parlando quel giorno? L'unica volta in cui ci siamo incontrati. Quel Lautaro. Lautaro. L'hanno ammazzato. Oh, madonna. Come l'hanno ammazzato? Mi stavano dicendo l'avessero ammazzato qualche giorno fa. Meglio così, Lautaro. Meglio così. Sì, quel biondino, quello che stava sul cazzo a tutti. A me no, non mi ha fatto nulla, però. Vinny, hey. Sei finito sul giornale, lo sai? Ma in che senso? Sono un nuovo dipendente, salve. In particolare Vinny Jones è stato il primo a colpire l'uomo. Ma cosa state dicendo? State scherzando, datemi una copia. A posto? Buonasera. Avete una copia? Vinny, sì, sì. Tutto bene, ho appena scoperto di essere diventato famoso, cazzo. Datemi una copia. Ci fanno progressi, Vinny. Grazie, grazie. Non voglio dirle niente, ma queste patatine sono un ne avevo già parlato, mi sembra. Cosa vuol dire? Io voglio che ci sia Richard. Ordine in questa città. Ehi, le patatine della signorina. Poi, devo venire qua filmate, a aprire il giornale e leggere queste cose. Devi parlare con lo chef. Poi non ho capito, si è cercato di difendere dalle accuse spiegando che lui non c'è nulla, ma gli aggressori non hanno voluto sentire il suo parere, si sono scagliati contro lui. In particolare Vinny Jones è stato il primo a colpire la mossa. Non sono... Penso fosse anche Bobby Jones all'interno del suo pregiato Vinny Jones, il quale possiamo montare dalla foto con state le condizioni della garita senza chiamare i soccorsi di Lego insieme a tutti gli altri. Grazie di chiamare i 32. Peccato. Beh, voglio dire, un articolo di tutto rispetto, no? Nel senso, abbiamo pensato grazie. Comunque un pervertito, voglio dire. Che conoscente c'è scritto. È cazzo, qui davanti. Vieni con me, vieni. Parliamo un po' di quello che è successo sul giornale. Legga bene, signor. Aspetti, aspetti un secondo, gente, devo mangiare. Ho capito che sono famoso, però fate la fine. La Coca-Cola che non si... Cuoco, le patatine sono inchiumate, cuoco! Fuori dalle cabine. Vieni qui. Dove? Sì, arrivo. Chef! A quei fratelli di Luzzi Massi sono cimenti in una nuova pratica basata abitare, la prego di essere decisi perché... ma che cazzo? Ma che cazzo però, babà? Fammi provare. Devo ammazzarlo? Lo devo ammazzare, babbo, è quello che mi sta chiedendo. Mi dedica due articoli. Okay, c'è qualcos'altro su Vinny Jones da qualche parte? Mi dica. Mi hanno passato qualche articolo che mi diffama, non lo so, che mi va a rompere i coglioni. Me la può passare, per favore? Che mio fratello ce l'ha, mio fratello che si sta facendo i cazzi degli altri. Beh, ci mancava soltanto che fossi io che stavo qua in prima pagina, la mia foto qui. Leggi l'articolo. Leggi l'articolo prima di giudicare. Abbiamo pestato un... molestatore, un molestatore, quello l'ha detto. Ma chi sei tu per picchiare le persone? Fammi capire. C'erano 40 persone che lo accusano di aver molestato bambini e donne. Ma leggi cosa hanno scritto gli sceriffi. Assolutamente. Innocente. Assolutamente. È sparcone, cioè. Ehi, Logan. Ehi. Come andiamo? Compare, che fai in bicicletta? Chiedi a mio fratello che è sparito. Sono senza macchina, come al solito. Si è fregato la macchina. Porca puttana. Spero tu se la sia fottuta. Se l'è presa, non so dove cazzo è. Non lo vedo da ore. Ah, starà in giro, amico, starà in giro. Sì, è preso una piedi, capisci? Anzi, in bici. Ancora sì, peggio. Sì, ti capisco, anche io ti capisco. Mi sono ritrovato... Ho aperto il cofano a dare un'occhiata. Tutti i pezzi a fanculo, bello. Sì. Senza olio, senza batterie. Ah, ma sai no, che tra l'altro poco fa, quando mi sono svegliato, ok, esco fuori e trovo davanti alla porta questa foto, guarda. Aspetta, non so se ce l'ho con me, un secondo. Infatti mi sono allarmato, ho pensato subito che mi avessero voluto la macchina, ma penso che ce l'abbia Bobby. A casa mia infatti, questa sembra una mezza minaccetta, amico. È quello che penso anch'io. Infatti mi auguro che la macchina sia tutto a posto, solo che non so dove è Bobby. E chi viene in mente, bello? Non lo so, voglio prima capire se è successo qualcosa. Devo dirti chi mi viene in mente. Quel coglione che abita a fianco a casa, ovviamente, a cui ho pisciato quello la macchina. Quello del bagno, quello dove mi certo. Ho pisciato la macchina, esatto. Se dovesse mancare, certo. Penso che sia abbastanza ora. Da quanto tempo? Ehi, Rodney, come stai? Tutto bene. Fantastico. E Bobby? Non lo so, è una bella domanda. Tu l'hai visto? No, non l'ho visto. Manco io. Bobby ogni tanto fa così, capito? È evanescente, bello, è evanescente. Ci sentiamo tra poco, bello. Lì in bianchino, che cazzo dovete fare? Dovete imbiancare qualche casa? Qualche staccionata? Non le faccio bravo, queste spazzate. Ma che cazzo? Ma che cazzo dici? Quello che ha fischiato. La casa è grande. Ma spiegatemi amico, che cazzo vuol dire in bianchino, perché non sto capendo nulla. Quanto ti fidi di sto ermano a chi? Logan. Dimmi, è un tipo a posto. Che cazzo? Sta suonando io. Di nuovo quella cazzo di cosa. Basta che mi guardi, no? Sono tipo a posto, guarda. Quindi era giusto per mettere insieme gli intenti, mi capisci? Sì, ma di chi state parlando? Che nei problemi con il francese Sebastiano. Ah, quindi. sì, certo. Ho assistito... E che tipo di sì. Problematica? Non lo so. Ho assistito a una gran bella pisciata sulla sua, diciamo sulla che sua se macchinuccia. Potessi sparargli in bocca senza nessun tipo di problema o ripercussione legale, lo farei anche in questo momento. Senza... Ragazzo.
No, non senza credo. Nessun problema. Spero. Sono i miei amici. Vabbè, sono i miei amici. Diciamo che onesta questo problema, il tipo di cosa che dobbiamo fargli, non devi matarlo ora. Ah, sì, 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 in bianchino non in quel senso, in bianchino nel senso di insomma, li ripuliamo un attimo la gara, magari una ditta di polizia, no? Dipende, se qualcuno si mette in mezzo anche in quel senso, cazzo. Ma spera, non è un ripulire tipo prendergli il dinero, a meno che non vogliate farlo voi, visto che tanto visto che siamo già lì, magari qualche occhiata in più la si dà, capito? Sicuramente. Non so se lo sai, Vinny, però il signor Sebastian tiene un buon commercio di farmaci per la cittadina. No, mi è nuova questa. Farmaci di che tipo? Di qualsiasi tipologia, antidolorifici, ansiolitici, stimolanti, antidepressivi, qualsiasi merda che arriva dalla clinica, lui la tiene. Ah. Ora, io diciamo sono un cico che ha un po' fiuto degli affari, credo che è saputo dal mio amico Mexicani, no? No, non sono un cazzo, mi faccio gli affari miei, lo sai. Anzi, non lo sai, te lo dico io, mi faccio i cazzi miei. Buono a sapersi. Però diciamo, mi sono messo anch'io a mandare avanti un paio di business con questi farmaci. Il problema è che il signor Sebastian è venuto a fermare, vuole il monopolio di sta roba. E ha sfruttato il mangia spaghetti per minacciarmi. Sì, sì, diciamo. Anche l'altra volta lo stava facendo, Tu lo sai molto bene, Vinny, che noi abbiamo dei cazzo di problemi con quei fottutissimi mangia spaghetti, no? Sì, non sono affari miei, però lo sai, Ronny. Io sono nel mezzo, Vinny, ormai lo sai, vedi? Sì, sono nel mezzo, però. Ti ho messo in mezzo ai miei affari, perché lo sai. Quindi potrebbero prenderti, potrebbero rapirti, potrebbero farti qualche cazzo di domanda. Ma il mio amico Vinny dirà... Io non sono un cazzo. Io non sono un cazzo. Vedi? Dico quello stesso con te e lo dirò anche con loro, nel caso. Non sono un cazzo. Giusto. Puoi non sapersi. Comunque non ha legami. Tutti tranquilli, insomma, ecco. Vabbè, ma stai tranquilli, non ha legami forti con i mangia spaghetti. Semplicemente, se c'ha il dinero, quelli gli fanno qualche lavoretto. E sta diverso da nosotros che abbiamo un interesse. Sì, no, ma capisci che... Non lo so come spiegarvelo, ma... Che cazzo ne so, se uno è allergico al pelo, non è che va a lavorare con i cazzo di topi, no? O con i cani del cazzo, giusto? Ben detto. Non è un'idea, è giusto, è un'idea nostra, no? Funziona così. Ecco. Vabbè. Perché poi se inizi a lavorare con i cazzo di cani schifosi, viscidi, rompicazzo, ratti di merda, poi diventi come loro, giusto? Beh, giusto, se parli ragazzi, di me, non sono allergico a un cazzo, ok? Non sono allergico a nulla. Io metto sotto tutto. Mi trovo bene con i ratti, con i cani, con chiunque. Impara a zoppicare, certo. Esatto. Se vai con uno che puzza di merda, dopo un po' puzzi di merda anche tu. Certo. Lo so, se state parlando di me, io non vado con nessuno, ok? Faccio affare un po' con tutti, punto. Solo questo. Nulla di più. Sì, d'accordo. Va bene. Abbiamo visto che sei un cico che se fa i cazzi suoi e ti sta... Grazie, salvo per il Prime. Il signor Logan, il signor Ronny, eccetera. Il piano è che sta questo. Entriamo a casa di Sebastian, mascherati. Ovviamente io ci ho avuto molto rapporto con lui, quindi non ablerò. Sarà una cosa che dovrà gestire uno di vosotros, non so, Logan, o Ronny, o Vinny, Pormigo, non è altro. Ma dove cazzo è Jimmy, scusa? Io posso anche parlarci, ok, non me ne frega un cazzo, però quello stronzo abita a fianco a casa mia, ce l'ho proprio a fianco. Ora è meglio posso anche andare senza maschera, non ho problemi. Quello gli voglio mettere il cazzo in faccia, chiaro. Se non vuoi avere problemi in città è meglio di no, perché se paga poi gli italoamericani per farti il culo. Sono buoni rapporti con loro, come lo sono con voi. Sì, capisci? Lo so, ma il dinero può rovinare i rapporti, non si sa mai. Anche questo è vero. Sì, certo. Ecco. Però stiamo divagando. Vogliamo mettere all'opera? Sì, già. Tu vieni secondo nosotros. Sì, non ci sono problemi. Ma volete andare quindi mascherati, insomma, con un passamontagno o qualcosa del genere? Andiamo così. Qualcosa del genere. Ma volete andare così? No, noi abbiamo una divisa da lavoro, amico. Ah, siete organizzati, ok. Andare così? Sì. Secondo me quello è un coglione. Per me quello è un coglione. Ve lo dico chiaramente. Il fatto che abbia due pilloline non me ne frega un cazzo, ok? No. Cioè, hai paura che quello ti riconosce tipo creare qualche se cazzo ti sto di dicendo problema. Che vado senza nulla in faccia, vuol dire che non ho paura, no? Porca frega un cazzo. Grazie, Bobby, allora. Me ne frega un cazzo, ok? Amico, sei matto, mi piace. Anche a me piace. Tanto di qualcosa dobbiamo morire, no? Qual è il problema? Sta bene.
Vado a procurarmi anch'io l'attrezzo per vernissare, signore, un attimo. Ehi, tio, ti devo parlare un attimo. Ah, eccolo qua. Vieni conmigo, vieni, ti devo finalmente. Ti devo parlare, vieni con me subito. Datemi un attimo, oh, questo la principessina ha bisogno di una mano. 50 vieni dollari che è quella questione. Siamo un po' al vero. Vabbè, devo andare a fare un lavoro con i ragazzi, che succede? Ascolta, ci hanno rubato il motore dell'auto. Ah, e guarda cosa ho trovato io davanti a casa prima. Ah, aspetta, forse c'è la Logan. Vabbè, c'era una foto della nostra macchina, l'ho trovata davanti all'ingresso di casa. La foto dove era stata fatta? Davanti a casa. La foto... Una foto della nostra macchina fatta fuori casa? Sì. Ok, allora no. Era stato quel coglione, quello che abita a fianco. 100%. Okay. È l'unico che può avere motivo per fare una roba del genere. Gli ho pisciato nella macchina l'altro giorno. Grazie Luca per i 20, okay, il Cobra per i 18, cosa. Il Boston George per i 15, il Bunda Roma per i 23, no? Grazie raga. Dando un po' sentimento, ho trovato... Ascolta, è importante. Ho trovato una scatola. In questa scatola c'è un portachiavi e dentro c'è la chiave di un'auto. Ah. Bene. Guarda. La targa è PKCE346. Ci sono centinaia di auto in giro, come facciamo a trovarle? Non lo so, e più dentro c'erano altre due foto, è un cercapersone. Interessante. Dov'era questa roba? Era... è presente una collina di fronte al faro? Una collina di fronte al faro e c'era una croce vicino. Ah. Quasi come se fosse una tomba. Ok. Beh... non so cosa dirti, Bobby. Teniamola. Se troviamo la macchina, la prendiamo. Di certo non possiamo andare in giro a cercare questa macchina. Potrebbe essere ovunque. Andiamo. Posso andare a spaccargli il culo? Sì, devi, perché anche secondo me è lui, sai. No? Quindi, ricapitolando, voi dovete rubargli delle pillole? Visto che sarò io a parlare. Quello che offre, quello che offre. Sì, della merce, della merce. Ok. Gli prendiamo tutto quello che ha. Ok, andiamo. Tutto a posto? Ah, sì, tutto bene, senti una cosa. Dimmi. Ho mangiato qualcosa. Tu entra nel bagagliaio. Dimmi. No, tariffa fissa. Vieni, vieni. La tariffa. Come stai combinato tra qualche minuto? Impegnato, potrei essere morto potenzialmente, non lo so. Io ho un affare da proporsi, però non subito. Mi serve qualche minuto. Cioè, sì. se me lo riesci a dare o tornare tra poco, te ne sarei grato. Sbrigo questa cosa e poi torno. Di che si tratta? E allora torna vivo. Soldi. Soldi? Ah, fantastico. Vuoi anticiparmi qualcosa? No, non ti anticipo un cazzo, ti dico dopo. Va bene, a più tardi allora. Ascoltami un attimo. Tornate vivi però, Sì, un sì. Attimo. Ragazzi, ma è qui quello stronzo, è qui dentro. I francesi succhiano i cazzi. Sì, è qui. L'abbiamo visto soltanto adesso. Lo faccio uscire. Ah, con calma, con calma. Andiamo a prepararci. Andiamo al negozio dei vestiti. Ma andiamo ad aspettarlo là a questo punto. Ma chissà quando cazzo torna, Vuoi prelevarlo qui, bello? Ma io ci parlerei. Se no tu lo fai andare, lo fai entrare in casa. Lo porti dentro, una volta che è dentro, usciamo noi. Sì, ma come cazzo lo porto a casa? Questo è il discorso. Vuoi comprare delle pillole, no? Esattamente. Però quello non si fida, secondo me, te lo dico. Non si fida, però. Non si fida quello là. Non lo so, o gli diamo una bella lezione qua fuori, ma da quel che ho capito volete solo rubargli le robe. Scusate, qualcuno ha il giornale di oggi? Ve lo pago, Ve lo pago. No, amico, non ho il giornale. Bello questo maglioncino, lo fanno anche da uomo. Sì, diciamo che non mi fa più ridere questa battuta. Anche quel cappellino lo fanno da uomo per caso? Che cazzo hai detto? Sì, sì. Yes, però stammi lontano. Che cazzo hai detto? Logan, scherziamo. Stammi lontano. Ma lo conosci, L? Ma che cazzo? No, mai visto prima. Ma mi hai dato del succhio di sel in concessionaria per 3 ore l'altro giorno. E non ritiro niente di quello che ho mai detto. Neanche io lo ritiro. Ti fai trattare così, Logan? Da questo taverino. Grazie tu, per favore. Sto scherzando. Ascoltami un attimo, se io dico che quel maglio era farfallone, vuol dire che ho ragione, no? Ma questo non vuol dire che tu puoi dire qualsiasi altra cosa del cazzo al mio amico Logan, capito? Perché io conto qualcosa, mentre tu non conti un cazzo qui. Porca puttana, hai sentito? Ok. Hai capito? Sì, ma secondo me ha capito. Sì, e dai, sto scherzando, amico. Dai, forza. Non si scherza così. Vamolo, salta la merda. Ci fai troppo pesante, Ronny. A volte è troppo pesante. No, non ti preoccupare, quello lo sgoccio appena l'occasione. Ti ho fatto appena venire i flashback del Vietnam. Così, però, non parlare di Vietnam, amico. Andrebbe tutto molto meglio se non fosse che oggi mi sono trovato con una sorpresa.
Che sorpresa, mi parli, mi dica. Non lo so, forse qualche pezzo mancante, non ti dice niente. Io ti sembro un meccanico?